Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 4, capitoli 17, 18, 10 e 12 ottobre 1900. Mentre scrivevo, stavo pensando tra me, chissà quanti spropositi in questi scritti meritano di essere gettati nel fuoco. Se l'ubbidienza me lo concedesse, lo farei, perché mi sento come un intoppo nell'anima, specie se giungessero a vista di qualche persona. In certi punti fanno vedere come se amassi e facessi qualcosa per Dio, mentre non faccio niente e non l'amo e sono l'anima più fredda che possa trovarsi al mondo. Ed ecco che mi riterebbero diversa da quello che sono, e questa è una pena per me. Ma siccome è l'ubbidienza che vuole che scriva, essendo questo per me uno dei più grandi sacrifici, perciò mi rimetto tutta a lei, con certa speranza che essa farà le mie scuse e giustificherà la mia causa presso Dio e presso gli uomini. Ma mentre ciò dico, il benedetto Gesù nel mio interno si è mosso e mi sta rimproverando e vuole che disdica ciò che ho detto, non volendo che continuassi a scrivere se ciò non facessi. Onde mi sta dicendo che col dire ciò mi sono partita dalla verità, essendo la cosa il più essenziale di un'anima il non mai uscire dal circolo della verità. Come non mi ami tu? Con quale coraggio tu lo dici? Non vuoi tu patire per me? Ed io, tutto arrossendo, sì, signore. E lui, ebbene, come ti viene ad uscire dalla verità? Detto ciò, si è ritirato nel mio interno senza farsi più sentire, restando io come se avessi ricevuto una mazzata. Quante ne fa la signora obbedienza? Se non fosse per lei non mi troverei in questi cimenti col mio diletto Gesù. Quanta pazienza ci vuole con questa benedetta obbedienza? Onde, riprendo a dire ciò che dovevo dire, avendomi il signore un po' distratta da ciò che ho incominciato. Quindi nel venire il benedetto Gesù ha risposto al mio pensiero col dirmi: sicuro che meritano di essere bruciati questi tuoi scritti? Ma vuoi sapere in quale fuoco?
nel fuoco del mio amore, perché non vi è pagina che non manifesti a chiare note il modo come amo le anime, tanto se sono cose che riguardano te, tanto se riguardano il mondo. Ed il mio amore in questi tuoi scritti trova uno sfogo ai miei preoccupati ed amorosi languori. Dopo ciò mi ha trasportato fuori di me stessa. Ed io, trovandomi sola senza corpo, ho detto: mio diretto ed unico bene, qual castigo è per me, dovendo ritornare tante volte nel mio corpo? Perché è certo che adesso non lo tengo, è la sola anima che sta insieme con voi. E poi non so come mi trovo imprigionata nel misero mio corpo, come dentro un carcere tenebroso, e lì ci perdo quella libertà che con l'uscire mi viene data. Non è questo un castigo per me, il più duro che dare si potesse? E Gesù, figlia mia, non è castigo quello che tu dici, né per colpa tua che ciò ti succede, anzi devi sapere che solo per due ragioni l'anima può uscire dal corpo: per forza del dolore che causa la morte naturale, o per forza d'amore reciproco tra me e l'anima. Perché essendo questo amore tanto forte che né l'anima la durerebbe, né io posso durarla a lungo senza godere di lei, perciò la vado tirando a me, e poi la rimetto di nuovo nel suo stato naturale, e l'anima, più che da filo elettrico tirata, va e viene come a me piace. Ecco che ciò che tu credi castigo è amore finissimo. Ah, Signore, io, se il mio amore fosse bastante forte, credo che avrei la forza di sussistere innanzi a voi, e non sarei soggetta di ritornare al corpo, ma siccome è molto debole, perciò sono soggetta a queste vicende. È lui. Anzi, ti dico che amore più grande è estratto dall'amore del sacrificio, che per amore mio e per amore dei tuoi fratelli ti privi e ritorni alle miserie della vita. Continua a venire il mio adorabile Gesù. Questa mattina portavo una folta corona di spine. L'ho tolta pian piano, l'ho messa sulla mia testa ed ho detto: Signore, aiutatemi a conficcarla. E lui: questa volta voglio che tu stessa te la conficchi. Voglio vedere che cosa sai fare e come vuoi soffrire per amore mio. Io me la sono conficcata ben bene, molto più che si trattava di fargli vedere dove giungeva il mio amore di soffrire per Gesù, tanto che lui stesso, tutto intenerito e stringendomi, mi ha detto: basta, basta, che il mio cuore non più regge a vederti più soffrire. Ed avendomi lasciata molto sofferente, il mio diletto Gesù non faceva altro che andare e venire. Dopo ciò ha preso l'aspetto di crocifisso e mi ha partecipato alle sue pene e mi ha detto: figlia mia, i nemici più potenti dell'uomo sono l'amore ai piaceri, alle ricchezze ed agli onori, che rendono infelice l'uomo, perché questi nemici si intromettono fin nel cuore e lo rodono continuamente, l'amareggiano, l'abbattono tanto da fargli perdere tutta la felicità. Ed io sul Calvario sconfissi questi tre nemici ed ottenni grazia per l'uomo di vincerli anch'esso e gli restituì la felicità perduta. Ma l'uomo, sempre ingrato e sconoscente, rigetta la mia grazia, ed ama accanitamente questi nemici che mettono il cuore umano ad una tortura continua. Detto ciò è scomparso, ed io comprendevo con tale chiarezza la verità di queste parole che mi sentivo un abborrimento, un odio contro questi nemici. Sia benedetto sempre il Signore, è tutto per sua gloria. Molto istruttive anche queste pagine che abbiamo letto, diversamente istruttive. Ne traiamo anzitutto alimento per la nostra vita comune e forse qualche piccola parentesi, perché come dice Gesù, anche notare le cose che riguardano lui e Luisa sono comunque una forma di conoscenza dell'amore con cui Gesù ama le anime. E è evidente che questo non deve suscitare in noi né sentimenti di invidia, né tantomeno il desiderio, insomma, di vivere le stesse identiche cose che ha vissuto quest'anima straordinaria. Ecco, però vedere come Gesù sa amare, può amare le anime che per un misterioso intreccio, insomma, tra i suoi impescrutabili decreti
e anche la loro libertà con cui assecondano in tutto le operazioni della grazia, vivono queste cose. Quindi vedere questa scena, questo immenso amore di Gesù per queste anime, ci rincuora, ci edifica, ci fa comprendere quanto è grande il cuore del nostro Dio e come possiamo riposare con la certezza del suo amore verso di noi. Allora, la prima cosa importante che Gesù vuole che facciamo presente noi è la verità. Ecco, a un certo punto Luisa esordisce, diciamo, umiliandosi e mortificandosi, cosa che di per sé va bene, ecco. Però mai esagerare neanche in questo. Cioè, ci sono dei modi con cui tenerci nel nostro nulla che sono molto molto profondi, graditi a Gesù, ma che non mancano alla verità, no? Qui, insomma, adesso Luisa arriva a dire che non ama per niente Gesù, non faccio niente, non l'amo e sono l'anima più fredda di che possa trovarsi nel mondo. Insomma, queste cose le chiama sproloqui, sono sproloqui, no? È vero che l'umiltà di queste anime è talmente grande che non è che qui Luisa mente con cognizione di causa volendo mentire, no? Magari la sua percezione soggettiva era realmente questa, però Gesù corregge subito, dice: senti, meglio fare come faceva San Francesco, insomma, che si riteneva il peggiore di tutti, in potenza, però, ecco, in potenza significa che, diciamo anche per parlare con uno, sono potenzialmente il più grande peccatore del mondo, nella coscienza che se il Signore mi toglie la sua mano dalla testa e la sua grazia, ne posso combinare di tutti i colori. Questo deve essere presente nel nostro cuore, questo è molto gradito a Gesù. Può anche essere presente nel nostro cuore un altro pensiero, cioè che sto utilizzando non troppo bene, non al massimo, le grazie che il Signore mi dona. Quindi l'altro pio pensiero che ci insegna sempre San Francesco, che se altri avessero avuto le grazie che ho ricevuto io, nell'io c'è chiaramente la persona di chiunque ascolta queste parole, ne avrebbero fatto un uso molto migliore di me, sarebbero diventati più santi. Questi discorsi si possono fare non, come dire, tanto per farli, sono graditi al Signore quando veramente uno ci crede, no? E quindi si riveste di queste sante considerazioni che, portando nel proprio nulla, rinsaldano i legami con Gesù, anziché raffreddarli o turbarli in qualche modo. Ecco, poi addirittura Luisa, ecco. Vedete, qui c'è sempre un po', vedete, anche nella, quando uno esce un pochino, diciamo così, dai giusti e corretti limiti, si può, come dire, insinuare qualche pensiero proprio non tanto per la quale si dice parlare feriale, no? Vuole abbruciare gli scritti, dice: non li brucio se non fosse per l'obbedienza, perché secondo me qui c'è scritto un sacco di sciocchezze, insomma, un sacco di spropositi, roba di questo genere, no? E qui Gesù gli dice: sta attenta, cioè tu vuoi metterli nel fuoco. Sì, nel fuoco del mio amore li devi mettere, perché non vi è pagina che non manifesti a chiare note il modo come hanno amore anime, sia nelle cose che riguardano te, sia che riguardano il mondo. Ed il mio amore in questi tuoi scritti trova uno sfogo ai miei preoccupati ed amorosi languori. Impressionante, no? Sapete che il languore è quella situazione spirituale, questa la possiamo e la dobbiamo desiderare, propria di quella persona che desidera tanto, ecco, la presenza dell'amato, l'intrattenersi in intimi e amorosi rapporti con lui, e in quel momento non c'è. Questo è il languore. Invece lo struggimento, l'angore che genera le lacrime, genera appunto le lacrime di desiderio della persona amata. Mentre lo struggimento è un fenomeno analogo, ma è l'eccesso, diciamo così, di gioia commovente che si prova in presenza della persona amata e per cui
avviene quel fenomeno, quel pianto di struggimento, che è un pianto soave, un pianto di gioia, non è un pianto di tristezza né di disperazione, no? Ci sono molte forme di lacrime sante, insomma, che vanno scoperte più ancora che sul piano teorico, sul piano pratico, ecco, in questo mondo benedetto della divina volontà, no? Sono sempre da bandire le lacrime umane, questo possiamo dirlo, eh? Le lacrime di tristezza, le lacrime di disperazione, le lacrime di chi si piange addosso, le lacrime di chi piange le piccole perdite che si stanno nella vita terrena, che ha perso il lavoro, che ha perso le cose umane, anche le lacrime eccessive, disordinate nella perdita delle persone care, nel senso che nessun cristiano è un fanatico che il giorno della morte di qualcuno va a fare la festa, insomma, perché a volte si sentono anche delle cose, insomma, in giro in chiesa suonare le campane a festa, dico, a me sembra una cosa, insomma, un po' fanatica. E un po' stentata, no? La liturgia della chiesa ci aiuta. Il giorno del funerale il colore è il viola o il nero, insomma, quindi non è bianco come il giorno di Pasqua, insomma, no? Non si suonano le campane a festa sul funerale, si suonano le campane a lutto, certo, perché la morte non è una festa, ecco, la morte è la conseguenza estrema del peccato originale, quindi diverso è la serenità e la tranquillità d'animo con cui un figlio di Dio offre al Signore non solo la morte propria, come abbiamo visto nelle meditazioni precedenti, ma anche la morte delle persone care, unendosi al Fiat, e quindi certamente scapperà qualche lacrima, questo guai se non ci fosse, qualche composta lacrima e certamente un dolore offerto, mai, ecco, che prorompa, insomma, in quei pianti a dirotto, disperati, come se la persona fosse estinta, quindi si fosse dissolta nel nulla, come se non la dovessimo vedere mai più, o come se non ci fosse più speranza. No, questo non è tipico dei figli di Dio. Come si vede, io più tempo passa, ma nella divina volontà, Gesù dice tante volte, si riequilibriano tutte le cose, ritrovano l'ordine, no? Cioè la moderazione, il fuggire gli eccessi. Qui lui si è esagerato dicendo alcune cose, no? Chi suona la campana a festa, a funerale, esagera, esagera quell'aspetto comunque vero, che per un figlio di Dio la morte non è una tragedia da disperarsi, ecco, però non è neanche il giorno di Pasqua, insomma, no? Quindi, ecco. Questo santo equilibrio, questa santa moderazione, a mio avviso, è una delle spie del fatto che l'anima si situa nella divina volontà. Ecco. Perché Dio è ordine assoluto ed equilibrio assoluto, ogni minima, ecco, come dicevano i grandi padri antichi, fin dai tempi di Aristotele, la virtù è sempre il giusto mezzo tra il troppo e il troppo poco. È per questo che è difficile la virtù, perché è facilissimo pendere, capite? È l'equilibrio perfetto, bisogna mangiare una livella. Che se una cosa è dritta, la goccia della livella sta proprio al punto preciso, ma una piccolissima inclinazione anche di un grado fa spostare la goccia della livella. Il muro non è dritto. Quindi queste sono le nostre mancanze, no? Le nostre mancanze quando è troppo poco, le nostre esagerazioni quando è un po' troppo. È fondamentale trovare e rimanere, a mio modestissimo avviso, in questo equilibrio, che, come appare dagli scritti, è una delle proprietà fondamentali dell'anima che viene a Dio volere, perché è il riflesso della proprietà di Dio. E questo può bastare per il primo capitolo. Salvo, ecco, una piccola nota di quello che Gesù dice a Luisa, parlando poi, ecco, di come l'anima esce dal corpo: l'anima esce dal corpo per la morte oppure per i rapimenti che il Signore fa. Ecco, questo è detto in due parole: che poi nel rapimento l'anima non esce del tutto dal corpo, esce dal corpo la parte superiore, cosiddetta l'anima, perché se uscisse completamente l'anima, ci sarebbe la morte corporale, insomma, no?
Adesso non è questa la sede per approfondire questi discorsi, diciamo, di alta mistica, insomma, però questo accade. Ecco, però qui Luisa vorrebbe morire prima del tempo, Gesù dice no, è amore grande che per amore dei tuoi fratelli ti privi e torni alla miseria della vita. Luisa aveva ancora una missione da compiere, per sé e soprattutto per tutti. E quindi è amore anche, ecco, rimandare il momento in cui si può del tutto riposare con il Signore, ecco, godendo e basta, e quindi dimenticando anche le fatiche, le separazioni e le tribolazioni della vita terrena. Ecco, il secondo paragrafo, il secondo capitoletto, ecco, qui è stupendo. Sapete che generalmente era Gesù a prendere la corona di spine, questo è un altro fenomeno straordinario che accade a Luisa, e a mettergliela in testa. Stavolta dice: fallo tu, vediamo un po' cosa sai fare. È bellissima questa immagine. Che vuoi soffrire per amore mio? Vediamo un po'. E qui vedete come Gesù provoca la libera volontà della persona. Qui possiamo tutti quanti sentirci coinvolti. Certamente Gesù non ci darà la sua corona di spine da metterci sulla testa. Io posso anche pensare sognando, magari, insomma, anche se magari quando uno la vede col male che sente, ecco, i sogni diciamo che si perdono un po' dell'idilliacità. Ecco, adesso non vorrei, ecco, fare, come dire, facezie sulle cose serie. Però certamente, davanti al Santissimo Sacramento, quando ci ritroviamo, immaginiamo di sentire Gesù: che sai fare per me? Che vuoi fare per me? Che vuoi fare? Come dire, è una provocazione d'amore, ecco, stavo per dire un gioco di amore, no? Due persone che si amano, come dire, si stuzzicano un po' a vicenda, no? Si sorprendono. Che sai fare per me? È bello. Gesù ci ha fatto vedere quello che è capace di fare per noi, insomma, no? Tanta roba. E noi che siamo capaci di fare per lui? Punto interrogativo. Una bella domanda questa qui, da fermarsi un po' durante la meditazione. E poi Gesù fa la sua lezione magistrale, e qui dobbiamo fare attenzione a tutti quanti. L'amore, il piacere, la ricchezza e gli onori, secondo San Tommaso d'Aquino, sono tre e dei cinque beni terreni che integrano l'illusione della felicità in questo mondo. Mi pare che poi c'era l'amore alla propria eccellenza, che è la superbia, e il quinto in questo momento non mi sovviene, insomma. O forse c'era uno di questi bipartito, forse l'amore e i piaceri erano i piaceri veneri, i piaceri della gola, adesso non mi sovviene in questo momento, no? Ecco, però Luisa dice subito che capisce benissimo queste parole e gli viene un aborrimento, un odio contro questi nemici. I piaceri. L'uomo campa di piaceri. I piaceri sono tutte quante le forme dilettevoli legate ai cinque sensi. Quindi c'è un piacere del tatto, che è il cosiddetto piacere venereo, la lussuria. I piaceri della carne bassi, insomma, in senso stretto. C'è il piacere legato al gusto. E qui ci sono tutti i peccati di gola che continuamente si commettono. Santo Curato d'Ars diceva che a tavola comincia la vita del corpo e finisce quella dell'anima. Noi oggi siamo diventati tutti, nessuno escluso, un po' leggerotti su questo tema, no? Perché siccome ordinariamente, ecco, salvo chi si ubriaca, insomma, oppure chi per il gusto di mangiare proprio mangia proprio per gusto e diventa obeso, allora lì, insomma, che si rimanga nel peccato veniale, io ho qualche dubbio, insomma, no?
Ma il peccatuccio di gola, come si dice in parlare comune, essendo materia lieve, ecco, ordinariamente, ripeto, poi è sempre bene andare a verificare bene, ecco, perché lo si trascura un po', può diventare un problema, non indifferente. E lo vediamo per esempio da come ci comportiamo a tavola, specialmente se cominciamo a lamentarci se una cosa non è saporita, non è buona, non è calda, non è fredda, non è questo, non è quell'altro, insomma, no? E magari facendolo notare mortifichiamo chi l'ha preparata. Cosa dice questa azione di te in quanto te? Dice che è più importante che il tuo gusto sia soddisfatto che non che la persona che magari ha fatto quella cosa con tanto amore sia gratificata. Ora, è evidente, non serve commentare, insomma, quale sarebbe l'atteggiamento più perfetto, no? Tu dici, ma così non si campa. No, così si campa da santi. L'altro modo si campa da persone che vivono di volontà umana. Ecco, quindi è chiaro che tutti quanti dobbiamo crescere e correggerci, no? Sono piaceri anche quelli della vista e dell'udito. Pensiamo ai film, agli spettacoli, alla televisione. Oggi la gente sta tutto il giorno davanti alla televisione. O la musica. C'è gente che non sa campare se non c'è la musica accesa che suona in continuazione, no? Andiamo insomma negli uffici, nei locali, nei posti, insomma, no? Pensiamo come cioè, già con questo l'uomo di oggi, poi non parliamo delle ricchezze, quindi sono i soldi e i beni materiali, e poi gli onori, quindi che tutti quanti ti stimino e tu sia che vada in alto, ecco, che raggiunga una buona posizione, ecco, che non sia umiliato, insomma, quindi devi essere laureato, devi essere questo, devi essere quell'altro, perché così gli altri ti onorano, ti rispettano, ti portano in pianta di mano. Tutto normale ci sembra, ma queste, dice Gesù, che sono le cose che rendono infelice l'uomo, non felice, infelice. Perché questi nemici si intromettono fino nel cuore e lo rodono continuamente. Perché lo rodono continuamente? Perché ogni piacere che tu provi, te ne chiama un altro seguente. Questo su alcuni vizi è abbastanza evidente. Pensate al vizio del fumo, per esempio, il vizio dell'alcol, il vizio del gioco. Quelli che passano la giornata intera alle slot machine o che cominciano a giocare, stanno tutto il giorno a giocare a carte, giocano d'azzardo, cose di cui tutto stanno come si chiamano, lì Maxi Bingo, come se tutti quei giochi, o i cani scommesse ai cavalli. Io ho conosciuto un sacco di gente, insomma, no? Campano così, campano male. Pensiamo alle anime lussuriose, no? Molte volte vediamo anche in giro delle aberrazioni infinite, ma il vizio della lussuria, come tutti i vizi sensibili, porta in sé la legge che in genera assuefazione, quindi e dipendenza. Quindi una volta che te ne sei soddisfatto uno, ne cerchi subito un altro. E la tendenza ad aumentare la dose. Queste sono le caratteristiche di tutti i vizi sensibili, non solo della droga. Non solo dell'eroina e della cocaina, tutti i vizi sensibili, ricordate, hanno queste due caratteristiche. Quindi, assuefazione, cioè dipendenza. Ne hai gustato una volta e lo rivuoi, a dosi sempre crescenti. Non si campa. E la stessa cosa vale per i soldi, eh? Stessa cosa vale per i soldi per i beni. Non c'è nessuno che si accontenta dei soldi che c'ha. Se ce n'ha pochi, ne vuole di più, se ce n'ha un po' di più, ne vuole di più ancora, se ce n'ha ancora più, e fino a quando si arrivano alle esagerazioni, insomma, dei ricchi sfondati, insomma, che non sanno più dove metterseli, e che continuano a accumulare, accumulare, accumulare. Ma questo, cioè, ma se ci avesse 100.000 vite, non se le spende tutte queste cose qua, che ce deve fare? Eppure, continua. Allora, è chiaro che queste cose, chi vive nel divin volere, se le deve mettere sotto i piedi tutte quante. Certamente mangerà per vivere, d'accordo, ma non vivrà per mangiare. Se vive nel matrimonio, certamente avrà una vita
coniugale che comporta anche gli atti coniugali, evidentemente, ecco, vissuti secondo Dio. Non è peccato vedere un bello spettacolo costruttivo, insomma, senza che questo crei dipendenza o ascoltarsi una bella canzone, no, cioè, evidentemente, ecco, ma anche qui ritorna l'ordine e la misura, no? I soldi serviranno per vivere e non si vivrà per i soldi, quindi questo è il tema del rapporto con i soldi, di come, dell'uso che ne facciamo. Qui, attenzione anche qui a divina volontà, divina volontà, divina volontà, che ci facciamo con i soldi? Punto interrogativo. Cosa vuole? Cosa manifesta Gesù chiaramente nel Vangelo? Vendete ciò che avete, datelo in elemosina, eh? Quindi non necessariamente tutto, ecco, ma i soldi, l'uso santo dei soldi comporta la capacità di distacco e quindi di dare gratuitamente, con intelligenza certamente, no? Gli usi santi per i soldi, no? Far celebrare le messe per i defunti, darle ai poveri, alle missioni, ecco, alle situazioni di reale bisogno, adottare un bambino a distanza, aiutare le necessità della Chiesa, ovviamente fare la elemosina, come dire, intelligente, ma è un campo di esame di coscienza. Anche perché se noi non facciamo dei gesti di contrasto, ci ritroviamo ad essere attaccati ai soldi senza che ce ne accorgiamo minimamente. Siamo illusi di esserne staccati, ma non lo siamo. E la stessa cosa per quanto riguarda gli onori. A noi, certamente, noi dobbiamo comportarci santamente sotto gli occhi di Dio. E quindi, come dice San Paolo, dobbiamo tendere ad essere, come dire, da un punto di vista oggettivo, irreprensibili. Irreprensibili, dice lui, eh? Quindi, nel senso, non è che dice, ah, io faccio così a chi non gli sta bene. No, no. In coscienza davanti a Dio, la tua vita, il tuo comportamento deve essere santo. E devi cercare l'onore che viene da lui, non quello che viene dagli uomini. Poi, se gli uomini non te lo riconoscono, magari proprio perché sei santo e ti prendono in giro e ti beffeggiano per quello, non te ne devi crucciare. Ecco, si va avanti tranquillamente. Ma certamente se uno viene disonorato perché è un peccatore o perché è una persona disonesta o cose di questo genere, questo non è essere staccati dagli onori, no? Questo è essere staccato da Dio. Ecco che in quel caso la sua divina volontà permette che si sia disonorati anche presso gli uomini, a ragione, insomma, no? Quindi non a torto. Gesù ha sconfitto questi tre nemici sul Calvario, continuiamo, e sappia chi vive in balia di essi, testuali parole, che mette il proprio cuore in una tortura continua, termine utilizzato anche altrove quando si parla degli uomini che vivono di volontà umana. Stanno sotto tortura continua, una delle più terribili, senza nessun merito e senza possibilità di sbocco, se non quando gli diciamo addio a questi idoli menzogneri e abbracciamo quell'altro che è molto più grande, altro con la maiuscola, che viene da Dio solo. Divina Maria, insieme all'amore di Gesù, possa la Divina Volontà farci anche conoscere il tuo amore nei confronti delle nostre anime, perché anche per te ci sia accoglienza e ricambio nel nostro cuore, ecco, ricordando anche i tuoi languori per il bene e per la salvezza delle anime. Ci ottenga la tua bontà, la grazia di non uscire mai dalla verità in questo grande dono di un profondissimo equilibrio, misura e moderazione in tutte le nostre manifestazioni. E un odio simile al tuo verso i nemici della nostra anima, che sono queste forme idolatriche, il piacere delle ricchezze e degli onori, che ci portano lontani da te e da Dio. E che anzitutto dobbiamo esserne interiormente convinti della loro malvagità, pur nell'apparente dilettevolezza, se si può usare questo termine, gli allettamenti che provocano
sono simili a quelle dei funghi avvelenati, ecco, che sono belli alla vista e micidiali al gusto. Aiutaci ad essere forti nel combatterli e nel vincerli per entrare sempre più perfettamente nel regno della divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.